Orazio però viene ricordato anche come un grande poeta lirico. Le Odi sono quattro libri pubblicati dal 23 al 13 a.C., quindi sono un'opera più matura, e in questa opera Orazio, consapevole della sua bravura nella poesia breve, proprio dice di aver costruito un monumento più durevole del bronzo. Quindi è consapevole che questa opera rimarrà nella letteratura per sempre, e così è stato. Addirittura a un certo punto si definisce sacerdote delle muse. Beh, ci sembra effettivamente poco modesto, però se lo poteva permettere. Torna di nuovo il modello greco, ma questa volta i punti di riferimento per lui sono Saffo, Pindaro, Alceo. A livello stilistico, i componimenti delle Odi sono considerati perfetti. Orazio riesce ad utilizzare, cioè, una lingua raffinata, una lingua alta, che non avevamo letto finora né nelle satire né negli epodi, ma che invece sa utilizzare meglio di chiunque altro. Questo perché, come si raggiunge un tale livello di perfezione? Sicuramente c'è una grande capacità personale, un grande talento, però c'è anche un grande lavoro di labor lime. Come succede a tutti i grandi poeti, infatti, Orazio non è mai soddisfatto dei suoi versi e misura ogni singola parola, torna su ogni singolo verso per sistemarlo e per renderlo più pulito, più chiaro e cristallino possibile. A livello contenutistico contribuisce a questo senso di armonia, di equilibrio, anche la concezione che Orazio ha del mondo e che viene fuori attraverso la lettura delle Odi. Cioè, torniamo a quell'idea di misura, di moderazione, di allontanamento degli eccessi. E infatti, proprio per questo, Orazio sarà amatissimo durante le varie ondate di classicismo nella letteratura, per esempio, italiana. Penso al 500, penso al neoclassicismo di fine 700, al contrario, sarà messo un po' da parte da quei poeti romantici che invece preferivano trovare nei versi una grande potenza delle passioni, una potenza quasi distruttiva, che sicuramente in Orazio non c'è. Non c'è la descrizione di travagli interiori, non c'è un io lirico in balia dei propri sentimenti. Al contrario, tutto, anche le emozioni più profonde, anche il dolore, viene ricondotto ad una sfera di razionalità, ad una sfera di medietà. I temi sono i più vari, c'è il tema della natura, della fugacità della vita, dello scorrere del tempo, dell'amore. Ci sono molte donne nelle Odi, c'è anche tanta convivialità, cioè ci sono dei componimenti proprio per il simposio, per il banchetto. Ci sono anche delle Odi più politiche, civili. L'ultima opera che analizziamo è Le Epistole, le Epistole raccolte in due libri, e è una continuazione delle satire in qualche modo, soprattutto per quanto riguarda le tematiche, cioè riprende tante tematiche che già aveva approfondito nelle satire, e quindi si propongono quasi di essere una ideale prosecuzione delle satire. Le epistole che cosa sono? Sono delle lettere, cioè sono delle lettere destinate a personaggi reali, per esempio Augusto, per esempio Mecenate, o anche c'è quella a Tibullo, un altro poeta molto importante dell'epoca, e tutte queste lettere vengono raccolte in un'unica opera. Questa è una novità per la letteratura latina. L'idea di scrivere una raccolta di lettere che però nasconde invece di nuovo un insieme di valori, di discorsi vicini e molto cari al poeta. Quando in letteratura in generale parliamo di epistole, non parliamo necessariamente di lettere vere e proprie, di corrispondenza quotidiana, ma parliamo di una vera e propria forma letteraria che permette al poeta di parlare di alcuni argomenti in modo diverso, in modo anche efficace. E le epistole in generale nella letteratura sono sempre molto interessanti perché contengono sempre degli spaccati della società dell'epoca, cioè ci permettono di guardare più in profondità nella vita o comunque nella società dell'autore, nella società nella quale l'autore si muove. I temi sono quelli delle satire, quindi l'idea di una via di mezzo, della felicità del saggio che va ricercata non negli onori, nella ricchezza materiale, ma per esempio nell'elogio della vita rustica, nell'isolamento dell'ozium. C'è il concetto del carpe diem. Nel secondo libro delle Epistole ci sono dei componimenti molto importanti. Quando studiamo Orazio dobbiamo tenerne conto. Per esempio, molto importante è l'epistola alla famiglia dei Pisoni, che più che essere una vera e propria lettera è invece un componimento, un 476 versi, ed è in esametri. Indirizzo
indirizzati alla nobile famiglia dei Pisoni, che però parla di arte poetica, tant'è che l'epistola viene ricordata come l'Ars Poetica di Orazio, ed è una vera e propria riflessione teorica sugli strumenti della poesia, cioè è un manuale poetico in versi. Questa Ars Poetica è una delle opere più famose di Orazio perché venne ripresa, studiata e applicata da tantissimi poeti dei secoli successivi. Nel 500 e nel 700 è una vera e propria istituzione per i poeti, l'Ars Poetica di Orazio. Nell'Ars Poetica l'idea di fondo è che sì, la poesia deve sicuramente divertire, deve commuovere, deve muovere qualcosa di emotivo dentro di noi, ma deve anche educare. E in questo componimento abbiamo proprio l'occasione di vedere come Orazio intenda la poesia, cioè secondo lui la poesia deve essere un mix, un insieme di ingenium e ars. Per ingenium intendiamo, diciamo, l'ispirazione naturale del poeta, la sua capacità personale. Come ars invece intendiamo un insieme di strumenti pratici che il poeta deve conoscere e possedere, ma anche un confronto costante con il passato, con la letteratura passata, con gli altri autori. Cioè, secondo Orazio, in questo è molto poco romantico, la poesia deve essere non rottura della tradizione, ma invece continua della tradizione, cioè c'è un rapporto di continuità tra il passato, tra la poesia del passato e quella del presente. Quello che mi piace di Orazio è che ci dice che nella poesia bisogna sempre utilizzare poche parole, cioè togliere il superfluo, eliminare il non necessario. Bisogna utilizzare dei termini semplici, bisogna usarne pochi, bisogna usare quelli giusti. Lui dice proprio rovescia sempre lo stilo, cioè per raschiare via ciò che hai appena scritto di getto, sotto l'impulso del momento, perché contiene sicuramente tante cose inutili. Cioè la poesia non è l'ispirazione momentanea, questo genio che ci ha messo in testa il romanticismo per il quale produco improvvisamente dei versi perfetti. La poesia invece è un lavoro costante di rimozione del superfluo, dell'eccesso, sempre il famoso labor lime. Tra l'altro lo stile deve essere adeguato a quello di cui stiamo parlando. E infatti in Orazio la poesia diventa più aggressiva negli epodi, ma diventa invece equilibrata e armonica nelle odi, o diventa incalzante e acuta nelle satire. Quindi lo stile dell'autore deve sempre seguire quello di cui si sta parlando. Ci sarebbe molto altro da dire, chiaramente questa voleva essere soltanto una presentazione dell'autore, quello che poi conta è andare a leggere i testi per rendersi conto, per ritrovare tutto ciò di cui abbiamo parlato nel concreto, nelle parole dell'autore.